presentato il progetto FISE 2013, formazione integrata per la sicurezza in edilizia. Finanziato da fondi impresa, il programma mette in piedi una rilevante manovra formativa per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro in Irpinia ed in Campania. L'intervento, che vede come ente capofila il CFS Edilizia di Avellino, prevede diverse linee formative di livello avanzato, specialistico e interaziendale, rivolte ad imprese e lavoratori aventi l'obiettivo di migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella cornice didattica, volta essenzialmente a diffondere sul territorio la cultura della prevenzione contro gli infortuni, sarà coinvolto anche il mondo accademico mediante una partnership di settore con l'Università degli Studi di Salerno. Un progetto importante, un progetto che ci vede protagonisti qua ad Avellino. Siamo capofila in questo progetto presentato a fondo impresa per quanto riguarda la Regione Campania. Abbiamo vinto questo bando. Un bando basato su che cosa? Basato sulle qualità del progetto, quindi sull'esperienza, sulla volontà veramente concreta di fare sicurezza. Le statistiche che ci forniscono vari enti, compreso l'INAIL, prefigurano un calo, diciamo, consistente di infortuni nell'ultimo triennio, pari al 12,5%. Chiaramente è una notizia buona perché fa piacere che calano le morti nei luoghi di lavoro, ma questo, entrando più nello specifico, è determinato dal fatto che ormai in Italia, a partire da una situazione generale, in un settore dove si perdono 350.000 posti di lavoro negli ultimi 4 anni, ad Avellino 6.000, in Campania 130.000, è chiaro, va da sé che gli infortuni calano perché non c'è più lavoro.